Buongiorno amici della passeggiata, buongiorno, buongiorno a tutti amici dei giardini di Terni. Allora, era un po' che non ci sentivamo e niente, io è una richiesta di aiuto che faccio a tutti gli amici che possono vedere questo video, tutti gli amici che lavorano nei giornali, tutti gli amici che lavorano nelle televisioni, gente normale, chiunque può fare qualcosa. Allora, aiuto veramente perché qui siamo arrivati proprio al limite. Alla passeggiata di Terni siamo arrivati al limite. Lo schifo ha superato ogni limite. Scusate se sono arrabbiato, ma purtroppo qui i pesci, guardate, stanno morendo. I pesci stanno morendo, eccolo. I pesci stanno morendo tutti perché vede l'acqua, io non so se il video rende giustizia, ma l'acqua è completamente di un colore, è diventata di un colore allucinante, i pesci non respirano più, vengono a galla, in mezzo, non so se riuscite a vederli. Vengo, eccola, adesso faccio il giro e ve lo faccio vedere. I pesci vengono a galla per respirare quest'acqua, guardate, i pesci vengono a galla, eccolo lì, per respirare perché non c'è più ossigeno, completamente non c'è più ossigeno. Eccone un altro, poverino. Ecco, se questa è la maniera di tenere un giardino pubblico, se questa è la maniera di voler bene agli animali, a parte che questi secondo me non vogliono bene nemmeno alle persone, per cui a maggior ragione agli animali. Ecco, guardate il pesce come viene a galla a respirare quel po' di ossigeno che riesce. Ecco. Questa è la situazione. Io adesso non vi faccio vedere altro, ne avrei molte da dirvi, ne avrei molte, però ne avrei veramente molte, però voglio che questa è l'urgenza, è urgente. Qui domani o dopodomani sono morti tutti i pesci, se nessuno interviene sono morti i pesci.